Ci tengo moltissimo personalmente e come rappresentante dell'amministrazione comunale a sostenere il teatro per i ragazzi, perché il teatro è una forma di comunicazione che permette di arrivare al cuore, al di là, ecco, di tutti gli strumenti che oggi invece alienano i nostri ragazzi. Noi sappiamo che sono tutti versati sul mondo digitale, sul mondo dei social, invece il teatro, teaomai dal greco, guardare partecipando, non sono semplicemente spettatori, ma c'è uno scambio di energia nel teatro. E allora con il teatro si può dare un messaggio valoriale, si possono recuperare quei valori che oggi sono in crisi. E il Teatro Florian propone per le scuole una varietà incredibile, dalla prima infanzia, quindi le favole, dove c'è veramente il contenuto di un grande valore, ecco, didattico e umano e sociale, fino alle tematiche dell'adolescenza. Età critica, età in cui si frammenta l'io e si frammentano i rapporti sociali ed umani. E poi si toccano i temi della Shoah, delle foibe, il tema della violenza contro le donne. Quindi da parte mia un grande invito a tutte le scuole a partecipare. E il Comune sta organizzando anche un potenziamento degli scuolabus, perché è importante consentire anche alle scuole più lontane di poter fruire di questo trasporto, per dare appunto ai nostri studenti questa grande marcia in più, che è quella della comunicazione attraverso il teatro. E poi la grande opportunità al teatro con la famiglia. Certamente, ci saranno delle repliche pomeridiane e quindi ecco un invito anche a tutte le famiglie, anche io porterò i miei figli compatibilmente con i miei impegni, e ecco proprio ad aderire a queste iniziative che ridanno proprio vigore al messaggio, quello reale, quello che porta veramente una ricostruzione dei rapporti umani oggi molto in crisi.